Volevo concludere il discorso sull'argomentazione ad hominem dicendo che se io accuso Tizio e Caio di una cosa, non dimostro che le sue tesi sono sbagliate, ma magari l'oggetto dell'accusa è comunque vero. In certi contesti comunque bisogna tenerne conto. Io non credo che ci siano idee né buone e né cattive e che dipenda dall'uso che ne facciamo. Perché non, io non credo che esista una specie di iperuranio dove risiedono le idee e che noi le andiamo a prendere per poter poi usare bene o male. Credo che invece che le idee camminino sulle gambe degli uomini, che in realtà ognuno è un po' come se personalizzasse le idee. Non esistono infatti due uomini che la pensano uguale uguale, per quanto le idee possano assomigliarsi. Ad esempio, se io e un'altra persona siamo per la carta riciclata, se in realtà vai ad esaminare i pensieri e le intenzioni mie e sue, potresti scoprire delle radicali differenze. Quindi, se un tale massone la pensa come me, magari ad un'analisi un po' più approfondita risulta che io non dico e non voglio le stesse cose del massone. Però quando si tratta di votare, partecipazione politica, a partiti, movimenti, manifestazioni, associazioni di vario tipo, onlus, volontariato, o per fare parte di una chiesa o delle religioni in generale. Certamente la prima cosa da fare è valutare le argomentazioni. Poi bisogna cercare comunque di capire se di quelle persone ci si può fidare. Se per esempio un massone parla di democrazia, io non posso fidarmi, abbiamo già detto. Lui vuole un governo di elite secondo le teorie della cospirazione. Invece la democrazia dovrebbe essere opposto, quindi io non credo nella stessa cosa in cui cade lui.